Siamo qui con il nostro amico Paolo. Salve a tutti. Oggi è giornata all'insegna del mentalismo. E facciamo un effetto che parto dal presupposto che bisogna avere un po' di carisma per fare effetti con le carte. Però tutti possono fare, dai più grandi ai più piccoli, dai ragazzini che hanno appena iniziato. Questo qui è un effetto proprio impromptu. Prendete un mazzo di carte e andate tranquilli che in 10 mesi, massimo un anno, se veramente vi impegnate a farlo, ovviamente ci vuole l'impegno che ci vuole per poi proporlo in uno spettacolo di qualsiasi tipo, anche in platee. Io ovviamente ho lavorato anche in platee dove usavo le carte giganti per riuscire a farle vedere. Potete usarlo da teatro, da spettacolo, da street magic, come volete. Ma l'idea è molto semplice: io prendo un mazzo, mischia anche tu, mischia. Ok, dai una mischiata, perfetto, e completiamo. Allora, l'idea è molto semplice, partiamo con due dadi, sì. Tu li tiri, ovviamente i mazzi sono stati mescolati, tu li tiri, tirali. 4. 4 e 2, 6. E 2, 6. Allora, l'idea è molto semplice, io conto 6 carte. 1, 2, 3, 4, 5. E 6. Io non conosco la carta, adesso mi giro, la fai vedere alla telecamera. Hai fatta vedere? Sì. Mettila giù. Fatto. E ora adesso un mazzo mescolato. Mescolato sia da me che da te. Sì. Dadi assolutamente casuali, potevo uscire il 9, l'8, il 12, quello che volevi. Abbiamo contato esattamente 6 carte, ti sei fermato su una, hai in mente la carta? Sì, certo. Guardami. 7 di fiori? Esatto. Provare per credere. Ciao ragazzi.